Anche i quarti di finale con la formula della partita secca. L'unico turno di Coppa Italia con andata e ritorno sarà la semifinale. Inquadratura per Sinisa, Mihajlovic che ha un po' movimentato, Mario, la vigilia di questa sfida, dicendo di, insomma, di non essere più amico di Francesco Totti, perché Totti gli avrebbe fatto lo sgarbo di non prendere parte alla sua partita di addio nel 2007. Peraltro Totti ha risposto: ma lo stesso giorno c'era un'altra partita benefica, allora io, per non far torto a nessuno, ho rinunciato ad entrambe. E Cassetti dunque, almeno in questa fase, a sinistra nei quattro di difesa. Sì, Cassetti gioca a sinistra, Panucci a destra. Il cross pericoloso, pallone messo proprio da Cassetti in calcio d'angolo. Quello che dicevamo prima, il pallone. Daniele De Rossi è in panchina, Totti. De Rossi cerca direttamente la porta, nessun problema per Roberto Colombo, la riserva di Antognoli. Ha giocato in questa stagione una sola partita in Coppa Italia proprio contro l'Ascoli. Battista. Scatta Montella, sempre sul centrodestra, a spazio. Montella contro Britos, Montella si coordina per il tiro e sfiora la rete. Grande giocata dell'aeroplanino. Roma vicino al gol, undicesimo minuto. Ha proprio mirato il secondo palo. Ha fatto la cosa. Il giro non è stato del tutto favorevole al romanista. Bella opportunità. Ha fatto tutto quello che doveva fare. Nell'azione precedente, quando andò via Castellini in velocità, non è quella la sua caratteristica. Invece, allargandosi sulla destra e rientrando con il sinistro, gli viene facile il dribbling e poi soprattutto. Ancora, finisce a terra, non c'è fallo, attenzione, spazio per il Bologna, Carrus. Carrus dentro per Marazzina, posizione regolare, Marazzina, la parata di Arthur, una palla gol per parte, a Montella ha risposto Massimo Marazzina. Sì, è uscito Mexes un po' in ritardo e ha permesso la possibilità di poter mettere palla filtrante per Marazzina. Mexes avrebbe potuto temporeggiare e cercare di portare il giocatore ancora più sull'esterno, invece affrontandolo a viso aperto con il corpo dritto per dritto gli ha permesso le due giocate sia all'interno che all'esterno. Cronismi fra Rodriguez e Cesar. Sì, ma non vengono accompagnati però. Attenzione, momenti. Proprio Rodriguez servito da Cesar, la conclusione, palla alta non di molto. Non vengono accompagnati questi movimenti dall'inserimento da dietro da parte dei centrocampisti. In quella zona del campo bisognerebbe andare più con il tiro da fuori. Sissigno, Brighi e Menessa al limite dell'area, sul pallone dei Rossi. Tutti i giocatori partono per andare dentro. Area di rigore, l'uscita di Colombo, Sissigno, ancora un sinistro sballato. Salgono i centrali difensivi, Castellini e Britos, insieme a Marazzina, ad Amoroso, alla Vecchia, Volpi, pallone basso, conclusione, grande parata di Arthur sul tiro di Britos. La grande occasione per il Bologna in chiusura di primo tempo, grande intuizione di Volpi, si prosegue. Sissigno con Falone, parte il contropiede del Bologna, 4 contro 2, Roma scopertissima, possibilità per il Bologna, Coelho cincischia e la Roma si salva. E Mihajlovic infuriato, credo con Coelho, 4 contro 2. Io credo invece più con Cesar, perché ha ritardato il passaggio, ha permesso ai giocatori della Roma di avvicinarsi troppo e di conseguenza sullo stop avere la meglio. Cesar contro Sissigno, indietro a Carrus, ad Ailton, limite dell'area, prova al sinistro, sopra la traversa. Ad Ailton sta giocando tra le linee a ridosso di Marazzina e questo gli permette di avere più spazi. In questo caso, a mio avviso, De Rossi dovrebbe stare un po' più attento, perché come dicevo prima è dotato di un grandissimo tiro, soprattutto dalla distanza. Qui la fase tende palla, non la riceve, si va sulla destra con Sissigno. Sissigno il cross, attenzione di testa, Vucinic traversa e poi calcio d'angolo. Occasione per la Roma, occasione per Mirko Vucinic sul cross di Sissigno. Lo rivediamo, Sissigno, Vucinic ruba il tempo a Castellini, la traversa, sale Menes, Vucinic ancora, Menes, posizione regolare, area di rigore, Menes cerca un compagno, lo trova, la parata di Colombo, altra occasione per Vucinic, questa forse ancora più ghiotta. Ancora Menes, le finte su Marchini, poi dentro per Vucinic, ancora Vucinic, gol, è il terzo tentativo, Vucinic sblocca il risultato, 38esimo, ha avuto ragione Spalletti con i suoi cambi. Bravissimo sia Menes a cercare di insistere puntando l'uomo, andando via con il tunnel e poi mettere una palla filtrante che Vucinic è stato molto bravo a chiudere sul secondo palo. La Roma passa in vantaggio con Mirko Vucinic, questa volta nulla da fare per Colombo, bravo Menes a vedere l'inserimento di Vucinic e si sblocca il risultato. Assist di Menes, gol di
Vucinic 1-0, Alessandro Antinelli. Dal punto di vista caratteriale hanno qualcosa in più, perché hanno... Attenzione, avuto... errore di Castellini, ancora Vucinic. Vucinic davanti a Colombo, Vucinic, e chiude probabilmente la partita. Micidiale 1-2 nel giro di 120 secondi. Ma che errore Castellini. Sì, quando si è l'ultimo uomo non bisogna mai né tentare il dribbling e tantomeno lo stop, se non si è proprio sicuri o se si è da solo. Era stato forse il migliore del Bologna Castellini, l'avevamo paragonato per l'incidenza nel gioco a McSess della Roma. Beh, ha macchiato la sua prestazione con questa clamorosa leggerezza, però ecco, sì, più che una mancanza, credo che questo sia un infortunio, ci può stare. Però come dicevo prima, quando un difensore è l'ultimo uomo non può né tentare un dribbling né stoppare la palla quando è sotto pressione. Ha anche messo a sedere Colombo con questa finta Vucinic, doppietta del montenegrino.